Salve a tutti amici e ben trovati, sono Smitter ed eccoci qui per un episodio di Total War Rome Remastered. Tanto qui il nostro canale famiglia Giulia pronto a continuare la disavventura odierna. E allora, scusami solo, noi abbiamo preso Mediolanum, sì, ma abbiamo anche fatto una sede a Pavia, aggiungendo anche un esercito con due nostri grandi eserciti che però mi sono migliorati tanto. E abbiamo anche fatto battaglia qui a Milano per scacciare gli invasori con una battaglia non delle migliori, vi chiedo scusa, ma il prossimo passo è sicuramente prendere Carallis Cagliari. Intanto il nostro nave dove sta? Sta qui. Io non so se posso andare a viaggiare insieme. Cioè, i miei soldati possono viaggiare. Penso di no. Però la flotta sta qui, in cosa può servirci. E Carallis sta un po' distante. Intanto quando ci sta in montagna. Uno, due, tre turni. Quindi potremmo farci due, tre turni per arrivare a Carallis. Due turni per assediare, se ci sono troppi nemici. E non puoi conquistare. Ma prima vorrei prendere Pavia. Quindi ora passiamo il turno. Vediamo un po' che succede ora. Intanto sono anche i miei spiriti diplomatici per scoprire un po' le zone circostanti, vedere se sono nemici oppure no qui. Qui che è successo qui? Poniamo fine a questo bagno di sangue. Tregua. Io no, io voglio Pavia, non mi frega niente, ormai tu o fa la prima pace non me la promessa. Prossima. E alla prossima. Io devo prendere Pavia con molte città e poi addio. Proviamo a fare la pace dopo. Intanto via come è messa 2, 4, 6, 7 eserciti. Ma abbiamo quattro qui. Generale, questi qua e questi che dovrebbero unirsi a nostri generali. Ok, questo cos'è? Interfazione, ok. E allora, se sta qui, tu arrivi qui. Lui vede, non può andare lì, quindi noi li imbarchiamo, vediamo un po'. Ok, questi uomini, quindi vediamo se possiamo imbarcarli. Ordini? Essare la vela! Ecco. Ecco, mi voglio forse imbarcare. Quindi ne ho qui qualche uomo. Lotta pronta! Perfetto. E poi qualcun altro, aspetta, dove sono? I triari sicuramente. Ordini? Li metterei qui. Poi caricamo altri due eserciti questi qua che sono a Pavia. Anzi, qui c'è anche un generale, se non ricordo male. Però posso servire per l'ordine pubblico. Che è un po' pericoloso. Allora, non si sta sono qui. Attacchiamo Pavia, vediamo un po' cosa succede ora. Che abbiamo avuto anche le ammirazioni, mi sono male. Ancora c'è l'assedio da fare. Due turni. Maledizione. Vediamo un po' che succede. Sempre due turni, occhio per loro. Va bene. Intanto questa gente lo mandiamo a Pavia, vero? Anche gente a Pavia. Non posso farlo, signore. Sono in marcia. Perché non può andare qui, scusami. Se è diplomatico. Altro diplomatico qui. Poi, non abbiamo diplomatici pure qui noi. Qui sono i... Chi sono loro? Aspetta, la fazione dei... dei Valeri. Mi dimentico di togliere la mia facciona ogni volta. Mio duce. Ok, mio duce. Sesto Arzi. Tu non puoi muovere tanto, vedo. Ma tu devi andare a Oriente, ok. Io poi ho qui un'altra spiona, mi sento male. Un altro diplomatico. Vabbè, niente da fare. Ma andiamo avanti per due turni, non si da fare. Buon marito. Ortensia, questo uomo vado aggiunto alla nostra famiglia. Desidera che sposi la tua nobile figlia e che diventi per te come un figlio. Pronto a ricevere un incarico responsabile. Conti con il giovane pubblico con Publilio Silone. Ma tratti un altro di talento, accettiamo, va. Allora, se i saggi senatori della Roma hanno successo che al momento la trovazione non metico, no? E riceve qualcuno fare carica della Repubblica. Maledetto. Sono sposati. Annuncio alleanza Gallia Britannia. Questo è brutto. Mi stanno costruendo, ok. E poi c'è la secondo fine turno, ok. Ok, allora, se gesta. Possiamo costruire magari qualcosa. Vediamo un poco. O il mercante o deforestazione. Fai entrambi. Diventa proprio il mio mercante. Qui invece costruiamo delle altre mura di legno. O un mercante. Ci può stare un altro mercante. E stralasticato, ok. Ad Arezzo. Ad Arezzo qui mura di legno. Sistema fognario. Va bene, basta così che poi sono prendendo troppi soldi. E andiamo avanti. Niente succederà, allora, sì, la mia Cornelia, ecco, quelli sono i Valeri.
Egitto, Galli se n'è andato, fanno niente i Galli, perfetto. Eccoci qua. Generale! Avanzare! Altro turno. Insediamento assegnato, signore! E lui non può fare niente, però, che è fuori. Allora, con il nostro uomo, vediamo di poter andare sulla barca. Può servirci, ok. Allora, lo dovevo un po' giù. Abbiamo... ci vuole forse un altro soldaturno qui. Guardia leggera, ok. In tre come sono introiti, più 1851, sta costruendo molte cose ovunque, mura, mercato, quindi va bene così. Stiamo all'ultimo turno e vediamo di fare questa bella guerra. Per cambiare città, per accelerare l'animazione in corso, che okay, con... ok, stallone, vediamo qui anche la Macedonia, che bella la Macedonia. E qui c'erano i Valeri che hanno conquistato qui la città, molto bene. Ok, Salona. Balasora. Penso sia di Balasora. E ok, c'è un nuovo governatore qui. Arezzum, quindi c'è lui governatore qui. Generale Publio Silone, lui lo mandiamo qui Publio a Segesta. E poi lo imbarchiamo in breve sulla barca. Sì, magari un altro lo lasciamo qui al nord e portiamo loro questi quattro, perfetto. No, tu. Signore! Come here. Inside. Vai. Signore. Sulla barchetta, vai sulla barchetta. La vela. Perfetto. Quanto dobbiamo? Abbiamo 5 turni. Direi di fare una cosa. La spioncina, dove arriva? La spia sta qui. Sale sulla barchetta. Arriva qui. La segretezza è assicurata. E sali qui ora. Sulla barca. Non può andare sulla barca la spia? Non ci può andare, non ci credo. Mio duce. Mentre qualche esercito, qualche parte dell'esercito di qualcuno, vediamo un po', lo iniziamo a mandare in Sardegna. Perché lui ha due armate sole. Facciamo una cosa. Reclutiamo altre truppe qui. E mentre 1, 2, 3, 4 andiamo già qui, rimandiamo. E così ce la facciamo andare. La spia non può andare, la spia, vai. La spiuccia. Sta qui. Ah, sta già in... no, ribelli. Non è impegnato. Dai, sta lui. È mio duce, stare sulla barca. O vai qui, non ci può andare. Signore. Perché non può andare sulla barca? E lo mandiamo qua allora. Mentre lui... ora fa molto meno tempo ci mette. Sa più tempo se arrivare in Sardegna. Abbiamo 5 turni, dovremmo farcela. L'assedio sta andando più che bene. Gallia Cartagine non ci interessa. E qui in teoria attaccando Caralis, che è Cartagine, in teoria inizia così la prima guerra. Cosa succede? Cioè inizia... è l'inizio delle guerre puniche, diciamo. Diciamo. Speriamo che ci bastino un solo esercito per Caralis, spero. Che loro hanno forse più in Africa, a Palermo magari a Caralis sono minori. Speriamo questo. Se no sono cavoli amari. Perché la nave vuole cercare molto tempo ora per muoversi. Ok, si traci. Ok, e siamo arrivati. Secondo risorso. Che califora verso la plebe. Perché mi odiano la plebe? Che ho fatto? Sto andando bene. Sto portando Roma. Qua c'è Lugdun. Ok, è una città. Sì, capitano. Questi. Sì, capitano. Portiamoli vicini. 2, 5, 6, 7. Li facciamo scendere qui. Ammiraglio Oppi, dai, su, muovetevi. Sì, capitano. Ok. Sì, capitano. Adesso c'è una piccola flotta. Invece per guarnigione. Sono due truppe, perfetto. Forse. Forse sì, ce la si fa. Di che non si passa. Di qua. Mentre voi andate ad attaccare. Attacchiamoli. Sotto combatte normalmente. Verso poche truppe, ok. E Pavia, Patavium è pure nostra. Occupiamo. E ok. Ora, capovazione Giulia. A stessa non c'è nessuna segesta. Arezzo ci sta lui, Arminio ci sta lui, a Pavia ci sta lui. Il capovazione vorrei mandarlo qui a Mediolanum in caso ci riattacchino qui dall'opponenza da Massia. Siamo attenti. Mentre qui
Pronti a salvare? Sì, capitano. Sì, capitano, saltiamo il turno. Ok, qua tutti vanno veloce. Spero che non sia troppo. Ci voglia troppo tempo. Se no siamo veramente fregati nel voler conquistare, cari, se è vero l'obiettivo, quindi. Ok, adesso vediamo il cammino tutto. Senta anche i passi, che meraviglia. Che meraviglia. Tutto. Ok. Tanto però così il nord italiano. Andiamo francamente. Vogliono la pace. E noi potremmo anche accettare. E ci hanno anche dei soldi. Va bene. Alla nostra gratitudine. Perfetto. La voce con i galli è perfetto, perché voglio che concentrarci su, penso, i cartaginesi. E abbiamo anche moltissimi soldi. 1170 più l'introito nostro, che quant'è ora? 3800. Mamma mia. Tu scendi qua. Certo, capitano. Tutti a terra. Tutti a terra. Ok, la nave lasciamo portare indietro. Certo, capitano. Così abbiamo altri uomini. Ordini. Voi andate a Calabis. Sì. Con il nostro nuovo genero si qui vuole attaccare. Assediamo un turno, perfetto. Non basta uno. Ok. Sono dei contadini, mister cittadina. C'è questa barca qui che non ci va tanto paura. Pronti a salvare. Va bene, tu. Comandante. Allora. Vediamo com'è messa. C'è già un uomo qui, Manio Giulio. A lui lo mandiamo qui invece. In marcia. Ma non giuro cosa sarebbe questo uomo, un generale. Comandante. Abbiamo un altro generale. E non c'è assediato un generale, quindi mandiamo lui qui. Avanti. Ok. E iniziamo a fare qualcosa di buono. Allora, Arezzo, sto costruendo un po' tutto. Ora c'è anche il lastricate. E costruiamo qualcos'altro di buono. Un po' le mura di legno. Non abbiamo ancora. A livello 1, ok. Costruiamo le mura qui, dai. Ok, e anche l'armaiolo che potrebbe essere buono. Rimini. Costruiamo un porto. Ci servirà. Pavia. Qui stanno costruendo il mercato. Però c'è un po' di problemi qui, perché sono la nostra cultura. Vantaggio culturale. Non so cosa fa per la cultura, sinceramente. Forse qualche tempio. Però quindi stiamo costruendo già tanto a Pavia. A Mediolanum, anzi non, io non so solo niente, non mi riparare le mura. No, il mercato no. Costruiamoci questi. I muri di legno si sostituiamo magari. E strade. Questi quattro, ok. E anche qualche esercito qui, che non abbiamo nessuno secondo esercito. No, c'è sta lui, ok. Che ha anche dei veliti meravigliosi. Restiamo questi per avere un po' più di truppe. E non ho messo pure bene. Andiamo un altro vete in più. Questa spia sta qui. La andiamo qui, bella, farsi per di accetto qui nella Francia. Andiamo qui altri galli. Sono tanti galli, sono anche forti, penso. La Bacero va più che bene. Ma sì, invece di chi appartiene? In guerra. Ah, questo è Fenicia? No. Beh, saltiamo il turno. Sesto Anzio, dove sta Sesto Anzio? È inattivo, il nostro diplomatico di Fermo. Dove sta? Sì. Ecco, qui. Signore. Lui qui non si può muovere, che c'è un fiume, non lo fanno muovere, peccato. Su. Ecco perché non lo muove, perché non si può dove andare con lui. Poi qui che abbiamo, guerra. E maturità, Manio Giulio. Ma ecco, quando cresco divento un generale, giustamente. Ok, ero decorato. Sto costruendo 5 di introito. E Cagliaris abbiamo ancora 3 turni. Dobbiamo riuscirci, ragazzi. Dobbiamo riuscirci a prendere Cagliaris. Vediamo un po' se succederà qualcosa di importante ora. Non lo so. Detto la difesa facile, di certo facilita molto le cose. Ma come detto, sì, qui è un modo per conoscere un po' il gioco. Magari fare un'altra. Un'altra campagna magari con difficoltà un po' più alta si potrà fare dopo magari. Intanto poi mi accende Sesto Anzio. Dove sta Sesto? Sta lì. Luogo dovremmo andare qui in Grecia, la parte della Grecia. Magari vediamo un po' c'è qualche altro accampamento pericoloso. Poi il mio uomo sta qui. Signore. Publio. Assalto.
semplice, semplice. E andiamo così. E Kairos è nostra, giusto? Vittoria e gloria, perfetto. Occupiamo il trono cinquenari. E allora, oh, ci danno secondo fine turno meno 2000, perché l'abbiamo costruito. Ok, giochi Arezzo, in questo insegnamento sono tenuti i giochi da buon romani. Quali sono? Gli abitanti si sono molto eccitati e divertiti per questo grande spettacolo che gli ha distratti da preoccupazioni quotidiane e piccoli guai. Ottimo. La mia Valeria ha fatto in guerra con Galle e Cartagine. Invece Egitto, esse alleate, Egitto. Ok. E Kaiser è nostra. Ah, i venditori di giochi non ad Arezzo per questo. Ok, però Kaiser intanto è nostra. C'è qui Liliabeum. Ma non c'è questo Palermo, Panormus c'era prima. Quello anche sarebbe Kaiser trapento lì. Perché Palermo fu appunto con Panormus. Palermo fu fondato dai cartaginesi. Quindi perché non c'è Panormus? C'è Liliabeum. Abbiamo qui il fratello Giulio. Ma Siria qui si potrebbe conquistare. Ma non lo so, non lo so. Qui non ci sta niente, penso. Io un po' sì. Io potrei portare le mie truppe qui là. Anzi, andare a prendere il nostro caro Giulio. Che mi sa che la Sicilia sarà il prossimo nostro obiettivo. Tu carichi qui. Lotta pronta. Ok. Poi andiamo a Kais. Anzi, possiamo a caso c'è un leader se c'è per ora. Che è meglio. E devi passare il nostro turno. Non posso passare altro. Magari qui stiamo costruendo. Ok. Se gesta non fa niente. Costruiamo allora qualcosa di. Non c'è da costruire. Va bene. Adesso è piccolo, ma va più che bene. Vediamo come va Medulanum come queste costruzioni. E allora, stalle, mercante, deforestazione, stalle lasticata. Allora c'è uno. Il tempio di Giove lo facciamo pure qui. E ovviamente il mercante. Tre costruzioni importanti. Siamo un po' di soldi, ma ci sta. Qui sto costruendo un bel po', quindi va bene così a Pavia. A Rimio c'è il porto. Di costruire anche stalle lasticate. E coltivazioni comuni. E Arezzo, una bella città. Anche un bel esercito, un buon costruito di buon esercito, quindi saltiamo il turno un po' cosa succede ora. I coloni vanno lì nella pannona zona della, dei Balcani, così a prova a cavolo proprio. Mi chiedo se veramente posso obiettivo nostro sarà poi quello di attaccare i catrinesi, che è periodo della copia guerra punica fu appunto questo di qua. Magari una guerra ci si potrà fare. Ok, Arezzo sta costruendo. Qui Arinium sta costruendo. E allora. Conosco bene se giriamo il nostro obiettivo. Blocco navale. Il senato ti chiede di inviare una flotta a bloccare questo porto per un turno. Cioè, a crescere pressione su questa azione. E Termons dove sarebbe? Scusami. Sta qui. Abbiamo 5 turni per arrivare lì. 1, 2, 3. Ma dove è il loro posto? Scusami, può essere questo, penso il porto. Aspetta, dovrei farcela in teoria arrivare lì in 5 turni. Penso che quella è la Pollonia. Ecco, sono loro. Ok, allora 1, 2, 3, 4 turni. Ok, non sono in quella con noi, ma non facciamo niente. Stanno attaccando loro. Ecco, ecco il Cornelio. Stanno arrivando lì. Va bene. Allora, Salona, diciamo qui che attaccano i Valeri. Ovviamente, noi stiamo conquistando il nord, mentre i Valeri pensano all'est e i Cornelio all'ovest dei Cartagini. Ma appunto Cornelio fu con il Scipione africano, fu colui che poi attaccò, diciamo, i Cartagini. Fu lui mandando che la generale a sconfiggere i cartaginesi. Quindi è, diciamo, giusto le minime, ma va bene così. Vediamo un po' se passa il turno, se c'è qualcos'altro. Ah no, abbiamo anche qui la gente. Dove sta la gente? La gente è scomparso. Era qui la gente, no? Ah, eccolo qui. Andiamo un po' a scoprire proprio la zona qui della nord della Francia. Vediamo un poco. Che la Spagna sia una zona più difficile, cioè sarà un po' più distante. Il diplomatico nostro, tu, signore, carissimo, vai qui. Senza indugio. Senza indugio, bravo. Qua ci sono i Vicus Marconson neutrali, ok. E saltiamo il turno. Per adesso stiamo andando molto bene con la campagna, mentre se no faccio c'è altre difficoltà.
Ma ripeto, questo è un modo per conoscere, fammi conoscere il gioco. Però non c'è tanto da fare. Tu fai solo query con questa qua, con questa là. Esercitano forti. Dove posso magari un po' combattere, sinceramente. Se fai solo questi attacchi veloci e rapidi. Tanto però, sta una qui. Tipeggio sta smuovendo. Non so dove sono i nostri seggi, è qui. Ok. Io sono salto quasi tutto il turno. Fortuna Ducati, perfetta, una ricchezza molto piena di ricchezza. Scizia, Scizia con il raggio di Germania, mentre una condanna in Macedonia, ok. Poi quest'uomo lo Signore. mandiamo qui. Andiamo un po' a scoprire la parte qui del Senza questo indugio. bestia territoriale. Il noi andando questo, non abbiamo perso questo di qua. Un fiume importante. Mentre il nostro uomo, dove sta il nostro vero spioncino? Ecco lì sul ponte. No, questo è. Oddio che baffone che c'è questo. Ah, eccolo qui il nostro. Vince. Il nostro sta qui. Vado. Escono dalla città Galle. Alesia. Alesia è una città famosissima. Per uno scontro epico fra Giulio Cesare e i Galli, i Romani e i Galli, con la furbizia di Cesare che si mise e cercò di fermare l'avanzata delle truppe amiche, in qualche modo, cercò di bloccarli. Mentre lui si prestava con questa Alesia. Lì punto con questa da Galla fu la grande apoteosi, Cesare si dimostrò un grande generale, quindi fu molto amato, non solo dal popolo, ma anche dal suo esercito. Ma questo però tolse il favore del Senato. Certo, non capisco qui come si possa aumentare il favore del Senato. Cioè, stanno facendo missioni, ma con il popolo. Ci fu una volta mi apparse la scheda che il popolo non mi amava. E questo diceva, voglio capire come cavolo è possibile, come si può Pronti migliorare a il salpare! rapporto con il popolo. Ma vabbè, lasciamo stare. Tanto qui stanno attaccando Enzo ancora. Va bene. Qui è stata lasciata libera. Qui c'è un paese di scale. Il nostro caro Manio Giulio, che è pure il calvo com'è. Però non ha un esercito buono. Ma un altro uomo qui ce l'ha. Forse è più lui. Possiamo fare una cosa. Allora, lui ha degli astanti e dei veneti. Arezzo sono quelle cittadine. Prima prende qualche truppa buona, che qui adesso è il migliore esercito. Abbiamo qualche Equites 1 e 2. Astanti e dei veneti. Ok. Quindi questo uno andiamo qui. Generale! Signore! Generale! Lo andiamo qui. Poi si lasciano una città messa male, quindi ci serve forza qualcuno andrà qui. Vediamo, messa pure non tanto bene. Saggesta forse la migliore, quindi magari troviamo qualcuno a saggesta. Comandate! Uno. Tu Generale! vammi qui a Pavia. Muoversi! Sono 135, perfetto. Costruzione andando bene qui. Qui non c'è niente però. Peccato, deve essere un po' bloccato il gesto. Non so perché. Costruzioni, ripa, non c'è niente da fare. Introiti di insediamento e dettagli di insediamento. Va bene, ok. Cagliers, vero? Cagliers non ho fatto niente. Mi sono riparate le palazzate? No. E non sono costruire niente. Qui sono tutte stile ovviamente africani, cartaginesi, normale. E c'è un problema con il favore del popolo, ovviamente. E allora, però, qua c'è un po' su ci dice ora. Ottenuta la minore di mistero. Ah, ok, sono un magister, perfetto. Lucio Giulio, 1920, il suo è Augusta, liberazione, e assegna un numero di cariche di Stato come segue. Questore è un'ottima carica ai tempi. C'è anche l'applauso, sei più ricca fino a Giulia, perfetto. Abbiamo molti introiti, sono strutture, che cosa stiamo costruendo? Mediolanum. Cosa possiamo costruire ora? Stalle e deforestazione. Costruiamo tutto ciò che è possibile, signori miei. Tutto ciò che è possibile costruiamo. Allora, l'armaiolo, il porto. E va bene così. Arimium. Stiamo costruendo due cose. Forse si bloccherà, forse mi hanno qualche struttura qui di livello 1, non lo so. Sta di fatto che però, direi di passare il turno però, dai. Sparta, ecco lì, Sparta con i greci, le città greche, che belle che sono. Tanto cosa sta scaricando, e qui non posso controllare più il programma di registrazione. Ok.
Qui siamo tutti. Cosa? Ci attacca una barca. No, non mi so neanche scappare. Sconfitta ne... No, vabbè. Ah, lì, dalla Stimessina. Ma andiamo a andare però da loro. La guerra calese ci ha fatto questo. Ha fatto in modo che i fenici ci attaccassero. Quindi che la gente ci attaccassero. È normale. Però così va, mi ha perso il tempo di andare lì ora. O vediamo se possiamo andare a Termon. Sì, sì, vai avanti. Tu, Macedon, vai, sì. Ok. Tu si muovi, tutti contenti, tutti caruccetti. Tutti si guardano. Lugdum, bellissima cittadina. Allora, qui c'è un suo spioncino. Dove sta? Ok, devi andare ancora più a nord. Ok, poi abbiamo la spiuzza qui. Anzi, l'ambasciatore, scusate, è qui. Signore? Signore, lo andiamo qui. Signore, nella parte, diciamo, sì, della Serbia. Mentre però il nostro esercito, il nostro nave. Ecco. Abbiamo due turni. E muoviamoci verso qua. Se non ci creiamo problemi. Spero che non ci creiamo problemi. E vediamo per costruire qualcosa qui a casa, se è possibile. Non ci fa costruire niente, penso. Infatti, solo riparare le palizzate. Se gesta, non fa costruire neanche niente. Dopo questo punto di città conquistata, non ci fa costruire niente. Arezzo, nostra capitale, bellissima cittadina, di ricostruire ancora mercato. E anche un sistema fognario che ci servirà. Vediamo se possiamo costruire tutte queste cose. Ah, ok, ora non c'è più da costruire, che abbiamo tutto il massimo delle costruzioni. Perfetto, questo è il tempio di Giove. No, di Cere. Va bene, ok, dai, ci può andare bene. Pavia, stiamo costruendo. Possiamo costruire altro, ma direi passare tutto, andiamo un po' se riusciamo a fare nessuna idea di senato, se no sono caro. Oddio, sono compasso a nulla, grazie al filo delle cuffie. Scusate ragazzi. Abbiamo scoperto una nuova fazione qui azzurrina, che non so chi siano. Dovrei vedere un po' il nome. Hanno dei serpenti come simboli. I traci, sì, sono la Tracia, sì, ai vecchi greci, sono nella zona della Bulgaria. Interessante. Allora, la nostra nave, dov'è la nostra navuzza? Pronti a salvare! Allora, andiamo a prendere. Certo, capitano! Tutti a terra! Lotta pronta! Sì, capitano! L'ho fatto l'assedio, giusto? Sì. Mentre signore, tu ti muovi verso qui. Muoversi! Non sì, sono l'occinta, penso, da sé la città, penso, Cioè, in crescita il Patavium. Ok, è in crescita. Maturità Decio Giulio, quindi è anche un nuovo generale. Vediamo un po' dov'è. E sta qui Arezzo, ovviamente, anche sono belli qui tutti loro. Decio Giulio. Lucio Giulio e Amulio Giulio. Fazione più ricca, sono sempre noi. E allora, io direi, dov'è il nostro caro amico? Ah, è qui il nostro caro generale Don Decio Lucio. Ordini. Con eserciti migliori sono questi. Equiti, Veriti, Astati, Equiti. Ok, lo mandiamo qui a Segesta per ora. Ok, mentre lui che è un buon generale, Decio Giulio. Ordini. Dovremmo andare magari qui ad Arezzo per un buon esercito e sicurezza. Che il gladiatore fa, non fa. E allora, qui ci sono altre cose, ok. Bellissimo, tutto fatto. Chissà se posso anche attaccare Roma, che anche se questa Roma ha tante sedi. Ah, un esercito con 3 unità. Un altro con nessuna unità. Se questo è un genere senza unità. Senza unità. E qua sono ben 4 unità. L'erede. Non so se potremmo attaccare i nostri stessi alleati. Dove noi saltiamo il turno. Ok, si sa, dai, veloce, dai, su, non mi interessa. Carica veloce, carica, dai, carica veloce. Scampus Scizium, ok, scusate, anche le Scizi lì mi ho scoperto. Ole. Qui si muovono molto lentamente i greci, bravi. Ma c'è, non si fanno niente. Gli Egitti non si fanno niente, punto. Ok, qui i Galli. Città greche, fanno qualcosa, chi? Salve. Diritti commerciali, città greche. Le loro offerte.
te, ma sono in guerra con loro, non posso. Lui è governatore di cosa, lui, Manino Giulio, scusami. Neutrale 18 turni, direi di... No, direi di rifiutare. Alla prossima. Alla prossima. Che loro hanno paura, avete capito? Non tanto, abbiamo 29 sesterzi, siamo ricchissimi. Ricchissimi, ragazzi. Però fate eserciti enormi. Abbiamo tanti familiari con generali. Veramente, per non fare esercizi e poi attaccare Roma. Passare Rubicone e dire Ila Yatta. Ila Yatta, com'era? Beh, intanto è tratto. Ok, allora, mi sono fatta per conto dei romani? Non penso di no. Che non me l'ha data. Ah, fallita. Ma l'ho bloccata, mi sono messo qui. Scusa, a termo, penso a loro, no? E allora, per contro risposta. Generale! Qui sono. Mamma mia. Mamma mia. Forti sono questi cresci. Comandante, prepararsi alla battaglia! No. Pronti a salvare! E qua ci bloccano, no, però. Ah, sono salvati. Noi Pronta, direi che spendere dei mercenari, questo è interessante. Però sono qua due truppe forti, molto potenti. E qui ancora sono sotto assedio. Mi attaccare. Finire la guerra contro i comandante! maledetti cartaginesi. Lo sono qui. Muoviamoli. Sì, capitano! Ok. Mentre il nostro gruppo qui si aggesta, come ha ridotto l'erede? L'erede. Lucio, come se ne sono un esercito? Hai un buon esercito. Ad Arezzo. Altra Comandante! strada, rimaniamo qui. Poi la città militare, mi sa che era Mediolanum, infatti. Mediolanum. Andiamo Comandante! questi qua. Andiamo poi a fare un bel esercito del nostro uomo. Posso collegare? Ok. Allora, Mediolanum, continuiamo con il richiamo delle truppe. No, in effetti non c'è tante truppe da richiamare. Pavia c'è lui che è un buon governatore. Mettiamo anche questi spia. Non c'è anche il spia mercante. Facciamo un mercante che può aiutarci per attaccare, diciamo. Dobbiamo costruire il palazzo del governatore. Lo facciamo immediatamente. A Arinium. Se fosse qualcos'altro. Di ricostruire un armaiolo oppure un tempio per garantire un po' di ordine pubblico. Tempio a Bacco che ci manca. Mentre a Mediolanum costruiamo il mercato, l'armaiolo, il fognaio, e il tempio di gioco. Tutto questo, ragazzi, tutto ciò che possiamo. Quasi non fare niente. Tu chi sei? Chi sei tu? Ok. E allora poi il mio agentuolo che sta qui da queste parti. Dove stai? Stai qui, sei Sì, tu? signore. Sì, signore. Lo mandiamo verso Vado. qua. E qui mi ho scoperto la città. La città questa è la città dove c'è Asterix e Obelix. È lì sicuramente. Mentre il mio mercante. Dov'è il mio diplomatico? Posso Eccolo qui. esservi utile? Salona, qui c'è i nostri Sì, mio alleati. Ci signore. attaccare poi loro non sarebbe per niente facile. Però non abbiamo molti generali. Abbiamo qui un generale qui buono. Un altro qui buono. Tre. So solo il governatore. Sì, governatore. Tre generali buoni abbiamo. E un quarto che sta qui. Più caratteristiche che anche il nostro super genero. Diciamo, guarda che bella esercizio che c'è. Però non posso reclutare niente. Non si posso reclutare qualcosa. Riaddestiamo questi. Ok. Però non mi dà tanto. Peccato. Peccato. Passiamo il turno. E per oggi, ragazzi, devi salutarci qui. Vediamo un po' i commenti dei nostri cari nemici. La flotta è sotto Poi vabbè, attacco! c'è l'attacco di nuovo. Premate se vi preme la vita! Ok. Proprio questi cavolo di punici ci attaccano e ci puniscono. Guarda che le si muovono, ok. Io direi di attaccare la zona della Cina occidentale per cercare di sbaragliare questi maledetti. E anche cercare di avere qualche nave in più. Tipo qui al porto. Avremo anche un porto qui in teoria. Potremmo recuperare qualche nave, no? Riarrestiamo loro. Si migliorano anche la loro qualità. Qua delle bireme. Buona morale veloce. Non buona scorsa. Buona bella proiettile. Ok. Possiamo anche reclutare di nuovo. Che bello. Quindi anche loro potremmo Comandante, reclutare. comandante, signore,
Signore. Vediamo un po' se devo riaddestrare. E infatti lo facciamo. Siamo al massimo, ok. Ma appunto la sera oggi veniamo qui. Prossimo passo penso sia attaccare Lilabeum. Vediamo un po' cosa ci vogliono dire. Generazioni nuziali. Sul pitch con Decio Giuro. Inondazione a Meotis. Poi c'è qui notizie. Missioni diplomatiche. Tracce di Dacia in guerra e pareri contro i Galli. Eruzione dell'Etna, non c'è del sangue del vulcano, che si diceva appunto l'Etna nella caduta del vulcano ha fatto scorgare tutto. Arezzo, ok, stiamo facendo molte truppe, strutture costruite. E Massilia. Inviare una flotta per bloccare questo porto. Ma se da questo non faccio venire una scusa con le... E allora, la mia truppa sta qui, dove sta la truppa? Eccola qui. Io devo rifacendo i miei uomini qui. Issare la vela! Tutti a terra! Ok, e vediamo se riusciamo a far arrivare le nostre navi qui a Massilia. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. Non ce la faremo mai. Mi sembra forse costruire delle barcacciole qui. Oh, d'altra parte dove c'è il porto? Dove c'è il porto? Io credo che c'è il porto. Vediamo un poco. No. Ai. Mi sa che devo togliere tutti questi. C'è una nave e poi pensiamo ai nostri cari soldati. Ok. Quindi, fino a questo di oggi, ragazzi, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche, i video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul mio lavoro. E da questo, ragazzi, al prossimo episodio, da vostro Nick Terry. Passo e chiudo.